193-194 di linguaggio astrale. Quindi c'è una lista di persone, di donne, perché i problemi della DGI, i disturbi comportamentali alimentari, sono assolutamente orizzonte del mondo femminile, con nell'obesità e nel binge eating, che poi spiegherò bene cos'è, tutto un discorso leggermente più legato. Chiaramente l'obesità non ha adesso, questo è andato via da solo, voi sapete come sono fiscali, voi sapete, adesso si può parlare meglio, noi ci siamo conosciuti con Nettuno e avete un po' approcciato, se vi ricordate, no, la questione del femminile, chi era con me, c'erano questi visi familiari. Questo che è il rapporto del mondo femminile con la bellezza, ne abbiamo abbondantemente parlato quando abbiamo affrontato Nettuno anche nell'evoluzione della trasformazione del corpo femminile, unitamente a quello che era anche proprio il percorso della moda, perché quello era l'obiettivo. A questo mi riaggancia quello che è stato il mio racconto, che è iniziato con l'Hikikomori, con un'osservazione che io ho fatto da un punto di vista psicologico, mitologico, psicosomatico o epocale, di quello che è la restituzione della sofferenza e del dolore di questi giovani nostri figli. Chiaramente si riparte da dove vi ho lasciati. L'uomo del terzo millennio. Allora, quando iniziai la mia relazione su Hikikomori, io mi interrogai: che cos'è l'uomo? E Camus ci dice, è questa forza che finisce sempre per scuotere i tiranni e gli dèi. L'uomo è nella sua essenza un uomo in rivolta. È la sola creatura che rifiuti di essere ciò che è. Qual è il problema della modernità? Noi facciamo tutta un'analisi, no, logica, per arrivare a capire che Galimberti dice: ciascun nucleo familiare è isolato e ciascun individuo lo è di conseguenza. Questo è il territorio sociale dove approdano i nostri giovani oggi. Ed ecco che arriviamo a questo dramma che coinvolge tutti i nostri ragazzi. Il mondo è una mia rappresentazione. Io mi sento uno, nessuno, 100.000. Vi ricordate dove fu bruciata? E questa è una fotografia che viene proprio da una, come si dice? Loro hanno questa voglia, no? Di non viene da parte. Danno fuoco ai nostri sogni e poi ci chiamano gioventù bruciata. Ho voluto, ecco, date un'occhiata, pubblicare un po' quelle che sono le problematiche, le risposte alla domanda di quali sono i problemi a livello statistico. Non amo le statistiche, però ci sono dei momenti in cui le statistiche servono. Il bullismo, e vi ricordate, ne abbiamo parlato, 75%, la droga 58%, poi blu è il mondo maschile, grigio il mondo femminile, vedete le teorie. L'alcol, le malattie, cioè la malattia intesa come, qui parliamo di dipendenza da internet, che non è il problema degli Hikikomori. L'alcol, l'andamento, l'isolamento e la sensazione di isolamento ancora concepiti così, ma noi oggi sappiamo che ci stiamo occupando di ragazzi che a 12 anni si chiudono dentro casa e non escono più, ma non voglio. I disturbi alimentari occupano il 24% dei problemi maschili, perché ci sono tutte quelle cose che vi dicevo prima, bigoressia, ortorossia, e il 48% delle donne, bulimia e anoressia.
la mancanza di relazioni significative e quindi anche tutto quello che è la malattia trasmissibile. Ma mi incuriosiva questo 48%, cioè vuol dire che la metà delle donne, possiamo partire, no? Crediamo nella statistica, in Italia ha un problema di comportamento e disturbo alimentare. Che significa però disturbo del comportamento alimentare? Noi oggi diamo uno sguardo esclusivamente alla problematica patologica, cioè sono bulimica, sono anoressica, sono disturbo da comportamento ossessivo compulsivo alimentare, il binge eating, però poi alla fine l'astrologia ci offre una grande straordinaria opportunità nell'analisi dei temi, che una componente a un qualsiasi livello anoressica o bulimica della vita di ognuno di noi, se nel tema c'è una segnatura, che poi andremo a scoprire quale, sicuramente quella persona ha un atteggiamento psicologico o bulimico o anoressico. Quindi noi non parliamo solo, usiamo, come giustamente prima Mario ci faceva vedere, i casi eclatanti, usiamo il caso eclatante, ma partiamo dal presupposto che certi aspetti nei temi, per esempio, perché di giovani voglio parlare, dei nostri figli, ci possono candidare ad un'ipotesi che di una funzione psicologica anoressica e una funzione psicologica bulimica. Vedremo, andando avanti nella nostra relazione oggi, la nostra conferenza, che sicuramente i due pianeti di osservazione da cui si parte, da un'indagine che sinceramente dura da molti anni per quanto mi riguarda, un'osservazione attenta a Saturno e a Giove. Questi sono i due pianeti che ci riconfermano e poi andremo. Ve lo do come anticipazione. Queste sono le tre dinamiche di questi ragazzi, no? Queste sono parte di quel viaggio che abbiamo fatto insieme. Vergogna, paura, rabbia. Sono tre sentimenti, tre emozioni che provano loro quando sono fuori dalle nostre case. Il bullismo porta all'isolamento, ma il bullismo porta anche una ragazza a diventare anoressica, perché l'immagine conta. L'immagine è importante. Sappiamo quello che accade, l'abbiamo visto insieme, suicidi, isolamento, tante cose che il bullismo ed oggi il cyberbullismo porta nelle nostre case e nelle case anche se non proprio le nostre, ma sfido chiunque a non conoscere una ragazza anoressica. Ragazzi si isolano, si chiudono in camera e non escono più. Le ragazze magari escono, bassa autostima, si svendono, rapporti sessuali promiscui. Vi ricordate? Tanto per riportare alla memoria da dove siamo partiti insieme. Quando mi dicono non sei normale, mi guardo attorno, ci penso, tiro un sospiro di sollievo e rispondo: e non c'è più nessuno narcisista. È una generazione con un delirio narcisistico, istrionico molto potente, non riconosciuto, e qui i delitti, il non accettare i no e uccidi una ragazza perché ti ha detto no, e qui tutto quello di cui possiamo immaginare, fatto perché il nostro viaggio. E poi arriviamo al punto finale con cui vi ho lasciato alla relazione sugli Hikikomori. In questo punto io dico, siamo in un sistema in cui non c'è più anima, non c'è più metafora del corpo, nessun racconto, nessuna istanza. Dal punto di vista della biologia, della genetica e della cibernetica, noi siamo in mutante.
persa la vita, rispondi come un abisso su una corda tesa, in bellezza, con cautela, oscillando. Su una frase, scusate, che è presa dal libro Briciole, e ho letto moltissimi libri, perché i libri sull'anoressia e la bulimia li scrivono le ragazze che ce l'hanno fatta. Solo chi ha conosciuto determinati abissi può muoversi nel buio. È ovvio che noi rimaniamo raccapricciati. Vi ho detto, sono stata anche brava, ne ho messe poche. Però vi devo... Queste sono i livelli di anoressia. Questi sono i livelli a cui arrivano e ne vedrete qualcun'altra. Però devo stuprare le coscienze. Queste sono tutte ragazze. Ragazze giovani che poi portano magari questa, quando arrivano a questi livelli, di difficile guarigione ovviamente. Ma il problema è che c'è una confusione, una visione distorta di se stesse, perché loro allo specchio non vedono questa figura. Loro allo specchio vedono loro grasse. Ci sono tante, cioè sono le categorie A, B, C, D, ci sono tanti tipi di verifiche che da un punto di vista, diciamo, di cura, ci sono categorie, sottocategorie, però un punto è uguale per tutti. L'anoressia viene affrontata perché viene riconosciuta, questo è il loro modo di farsi notare. La bulimia no, perché le ragazze bulimiche sono ragazze splendide, belle, normali, magre, e hanno una devastazione che lo raccontano loro stesse. Difficile, c'è una ragazza, poi magari lo vedremo strada facendo, che dice: però mica lo sapevo che diventare bulimica significava comunque non interessare gli altri, perché lei è una ragazza normale. Quindi noi ci fa paura questo, perché è una malattia dell'anima, però la bulimia lo è altrettanto, ma non si vede. Le foto sotto, qui, questa è la bulimia, mangiare per abbuffare le correnti e poi vomitare, ovviamente, provocando dei danni terrificanti, infatti non si riprendono, diventano anoressiche, automaticamente il fisico comincia a rifiutare completamente il cibo. Infatti la bulimica poi arriva all'anoressia. L'anoressica, eccole, guardatela, queste, ho tolto in alcuni casi i volti perché sono... Però vedete la ragazza sotto? Sana, carina, nascosta nei bagni, non le sa nessuno. La personalità bulimica non lo sa nessuno, vive il segreto. C'è l'anoressica, no, si vede. Quindi siamo qui oggi, appunto, per parlare di donne. Donne che mentre aspettano immobili che qualcuno le tiri fuori dall'inferno, continuano a frequentare gli abissi della loro anima ammalata. A chiunque di avvicinarsi e toccarle. Sopravvive in loro un'immagine virginale, sacra e distaccata, esclusa da qualsiasi desiderio e privata di ogni bisogno. Queste, come anoressiche, sono le artiste della fame. I 30 kg sono il loro sogno, il no grazie a ogni offerta di cibo il loro vanto. Poi la grande scoperta, si può mangiare senza ingrassare, basta vomitare. Ma se vogliono crescere, guarire dall'illusione in cui soccombono, dovranno percorrere sentieri bui e confusi, che ci conducono a inimmaginabili voragini, perché non ci possono essere cure senza attraversamenti e mutamenti.
guardate il disegno sotto, questo è il libro Briciole di Alessandra Raggi, che vi dicevo prima. Molto spesso il loro pranzo è quello che vedete qui, 5 bricioli di pane. E vi invito a leggere, chi ha voglia di approfondire, le storie di queste donne che ce l'hanno fatta, perché scrivono perché ce l'hanno fatta, e sono testimonial di una battaglia che, se entra nelle nostre case, è difficile. Chiaramente ci sono tante ragioni, e l'astrologia ce le spiega tanto, tanto. Però quello che giustamente osservo non è che tutti quelli che hanno questi aspetti poi maturano, ci sono presupposti psicologici di fragilità che spesso poi... Il problema è che il percorso dell'anoressica e anche della bulimica, no? È comunque alla fine irreversibile, perché a un certo punto è il corpo stesso che rifiuta e muoiono di fame. Muoiono di fame. Chiaramente lo strumento inquisitorio, responsabile, ma anche proprio l'amore più grande, il tempo in che investono nella loro vita è questo, l'amore e l'odio per la bilancia. Si sottopongono alla doppia pesata, prima di mangiare e dopo mangiare, e deve essere la loro, l'equilibrio deve arrivare allo zero. Quindi anche la bulimica, si pesa prima, fa la buffata, poi la vomita, beh, devi sempre stare a zero. Comunque in tutti e due i casi dobbiamo arrivare sempre a zero. L'apporto calorico deve essere zero. Come vi anticipavo prima, magari è il caso che cominciamo, no, ad avvicinarlo lentamente il discorso, che non è che Giove e Saturno sono solo questo, però è decisamente una statistica che io faccio dal 2011, perché feci una relazione su Giove e il cannibalismo, che presentai alla scuola di Via Fasso, all'Eridano School, e mi intrigò questa cosa che vedevo nella giovialità, nel cannibale, forti valori gioviali, mentre in chi non mangia, che è una asceta, che è monaco, forti valori di Saturno, il che non significa da solo niente se non viene contestualizzato all'interno della problematica. Non è che mo vediamo una luna quadrata a Saturno e tu sei anoressico, come dico alle mie allieve, attenzione a non fare terrorismo, però l'osservazione, anche la statistica, è importante. Quindi osserviamo attentamente Saturno e Giove nel loro rapporto con la nostra amata luna e chiaramente la sorella Venere, visto che è un problema di devastazione totale della propria autostima, e nell'astrologia psicologica l'autostima è Venere, e dei sentimenti, delle emozioni devastanti, delle fasi di attaccamento che non hanno funzionato, con una sistematicità nei segni e negli aspetti che fa impressione. Avrete poi chi riceve il linguaggio astrale, se volete ve la mando la lista, guardateli da solo, cioè sono una trentina di nomi per farvi la vostra statistica. Anche un po' mitologica, c'era una volta una bambina orfana, andiamo quindi a cercare un po' le ragioni, no? Che vendeva fiammiferi. La favola la conoscete e non ve la racconto, che è una delle favole più tristi che io avevo, quando ero bambina. Io mi ribellavo alla nonna che mi raccontava sempre questa favola, una tristezza infinita, e là persona che c'è in me, che è una persona fortemente gioviale, diceva al fine del racconto di questa favola, Mario mi diceva: ma scusa, ma stai in una piazza, ci stanno un sacco di luci accese, ma perché non ha bussato alla porta e non si è fatta aprire? La bambina in me, sana, cercava un po' di ragione. Ma in questo nostro racconto ci sono tutte piccole fiammiferaie.
La piccola fiammiferaia abita i nostri cuori, ognuno di noi è nata così, una piccola fiammiferaia, bambine bisognose d'amore, come nella piccola fiammiferaia rimangono orfane, a volte il sentirsi orfane è molto più difficile da affrontare quando il genitore è in vita, ma cresci come un'orfana. Quindi la piccola fiammiferaia abita i nostri cuori di fanciulle indifese, parte di una psiche ancestrale che nella fase di passaggio dall'infanzia all'adolescenza incontra troppo spesso l'insostenibile fatica di crescere. Qui mi fermo un attimo. In tutte le testimonianze che ho potuto raccogliere c'è una componente: non vogliono crescere. Nell'anoressia soprattutto, tutte loro non vogliono crescere. Questo tenere questi corpicini che vengono, sembrano che sono usciti da un campo di concentramento, è per non crescere. Perché crescere ovviamente significa diventare donne, uscire dalla crisalide divenuta obsoleta e ingombrante per poter finalmente volare libere come farfalle. E dunque è chiaro che se c'è una componente di rifiuto a crescere, rifiutare questo processo di trasformazione per rimanere eternamente cullate nella fantasia di bambine significa morire, perché la farfalla lo sa bene. Non so se vi è capitato, io il miracolo l'ho avuto, avendo un caro amico che è un entomologo, vedere il bruco, il processo, il bruco che si incrisalida, la crisalide che sembra morta, improvvisamente è liquida, poi comincia a vedere una forma quasi umana, perché sembra, e poi sa, l'ho visto, che c'ha pochissimi secondi per uscire. Deve raggiungere un ramo alto per poter stendere le ali. Se non c'è questa voglia di uscire, di crescere, di cambiare, muoiono. Questa è una frase che ve la leggo, ecco, volevo essere una farfalla. È la testimonianza, chiaramente, perché qui parlano proprio loro. Peso, pesante, pesare. Per anni ho fatto di tutto per diventare leggera come una farfalla e ci sono quasi riuscita, in termini di chili, si intende, perché per il resto la vita è stata troppo pesante. Sono un'ombra che frana prima di diventare piena. Altro, parlavamo di piccola fiammiferaia, parliamo di Luna, parliamo che nei temi di queste ragazze, chiaramente, senza per questo per forza responsabilizzare le mamme, però in qualche maniera nei loro racconti, e sono tanti, 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 c'è sempre lo stesso tipo di problema col materno confronto. Allora, una scrittrice, poi vi dico dopo, su un momento mi sono già scritto proprio un libro dedicato all'anoressia partendo proprio dal mito di Core. Core è la bimba, è la donna anima, la bimba di Demetra, che viene attratta da Narciso, e Narciso, narcisismo, vi invito a riflettere, messo lì a trappola da Gaia, la madre terra. Lei va per raccogliere il Narciso, che in realtà il Narciso rappresenta quel bisogno narcisistico nella fase adolescenza della bambina di staccarsi per crescere e passare alla fase successiva. Viene, come si dice, rubata, non viene parlata, rapita da Plutone, e lì affronta poi quel processo di necessario, e il mito lo conosciamo tutti, per poter poi diventare Persefone, ovvero la regina dell'inferno. Questo è un processo importante, questo un po' è il mito, no? Quindi Core, in questo caso è la fase Core, per esempio nell'astrologia la possiamo comparare con la luna Cancro.
ci racconta un po' il mito core, cioè la donna anima, la bambina che non vuole crescere. Ci sono molte lune cancro, ovviamente. Core, la donna anima, l'adolescente, in un intento narcisistico, cade vittima delle profondità di uno sconosciuto orribile inconscio, perché è chiaro che lì Plutone è l'inconscio. Nel suo viaggio drammatico dovrà imparare a lottare, si vorrà trasformarsi in Persefone. Ma cos'è che poi dobbiamo contestualizzare in questa nostra prima fase di questa conferenzina, che sto andando un po' rapida perché vorrei portarmi più avanti possibile? Il tempo, cioè il rifiuto del tempo che passa. Il problema è proprio questo, questa frase di questo arcipelago anoressia, una fame fredda, è una serie di testimonianze che sono racchiuse in questo libro, e con tutte le storie loro, quindi si raccontano molto. Ecco, una ragazza anoressica dice: quando apro l'armadio e vedo i vestiti dell'anno prima, ho la sensazione che qualcosa di invecchiato cali su di me. Una patina di vecchio, se io indosso quegli abiti, cala su di me. L'abito involucro e il corpo, un manichino con cui giocare per ingannare, travestire, negare quello che tutti possono intuire. Queste sono le loro testimonianze su questa. Quindi, queste anime ammalate soffrono l'incapacità di questo passaggio, generano conflitti tali da proiettare sulla visione sublimata del loro corpo tutte le loro inadeguatezze. Una su tutte domina: la negazione al cibo, la negazione al nutrimento. Nutrimento uguale fonte di tutti i malanni. E così afflitte nello spirito, rifiutano la realtà, non hanno occhi per vedere la devastazione che commettono sui loro corpi. Quello che non vogliono è crescere, diventare adulte, perché vogliono rimanere in un limbo di infanzia nel quale rimangono catturate e non permettono a se stesse di crescere. È ovvio, nell'anoressia c'è anche rifiuto alla sessualità, c'è tutto, c'è rifiuto a tutti i bisogni. Negazione dei bisogni. Lo accenno già adesso, nella bulimica c'è invece l'ossessione da non riuscire a controllare i bisogni che sono pulsionali, istintivi, e quindi tanto ci sono linfomanie, tanto cibo, tutto troppo, e poi il rifiuto. Quindi è una guerra fra il punirsi per aver commesso peccato. Questa è la dinamica psicologica della bulimica. Per l'anoressia non è così. Le ragazze anoressiche non hanno problemi. C'è un certo punto, lo dico, ma mi piace anticiparlo sempre quando viene al momento l'esempio. Una dice: scusate, ma Marte, nell'anoressica c'è Marte in Capricorno, c'è una volontà ferrea. Cioè loro raccontano in dettaglio, che fanno quasi impressione, quanto sia forte lo scontro con il cibo. Quindi non c'è una mancata volontà, anzi, c'è una volontà che fa paura. Infatti i marti sono molto forti, paradossalmente. Dunque, anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, obesità, ortoressia, picacismo. Picacismo viene dalla parola picaga, cioè è la persona che mangia tutto, la plastica, cioè la plastica, la terra, le pietre. Cioè, mangiano tutto quello che non è cibo, praticamente. L'emericismo invece è l'attitudine che nel bambino, che poi diventa adulto, quello di rigurgitare il bolo e rimasticarlo eternamente, rigoiandolo e rivomitandolo. Anche noi abbiamo anche questa patologia fra le cose. Sono dunque questi tutti i disturbi della sfera alimentare, difficili da diagnosticare, ma ancora più difficili da trattare. Cioè sono termini che stanno entrando, al di là dell'anoressia e della bulimia, ormai nel nostro parlare e dire quotidiano,
si ragiona, ci si interroga, si stanno offrendo tante possibilità. È chiaro che la prima analisi che va fatta è quella psicologica, ci sono comunque delle ferite incredibili, non è un caso che i chirone in questi temi sono tutti molto feriti, sono sempre uguali, le stesse identiche ferite, perché poi possiamo raccontare tanto, sapete che preferisco più emozionarvi adesso e poi raccontarvi la parte astrologica, perché in realtà questo è il punto, l'astrologia qui è incredibile. Cioè, è come mettere lo stesso vestito nell'armadio e ti ritrovi tutte esattamente uguali. Dove manca magari quel sole, il sole abita in quella casa. Dove manca quell'aspetto, però poi c'è una seconda ottava che fa paura. Nella strategia psicologica, la seconda ottava è l'asse alimentare, è l'asse delle sicurezze, è l'asse dei valori, eccetera. Ma è anche l'asse dell'equazione madre mondo cibo. Sono tutte seconde e ottave, per esempio. Le abbuffate, quelli che alcuni poi vomitano e quindi sono normali a vederli, altri invece non vomitano, quindi diventano 300 kg. E disturbo evitato, ortoressia, anoressia inversa, sì, è quella della bigoressia che vi dicevo, la ruminazione e poi una marea di altri termini che ne stanno nascendo uno al giorno. Però noi ci occupiamo qui di questi tre punti, no? L'anoressia viene definita nervosa perché? Perché non è legata a malattie, perché l'anoressia può essere anche legata ad una patologia clinica. Quando si parla di anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbi della condotta alimentare, cioè si parla dal punto di vista psicologico, quindi viene utilizzato questo termine. Somatico. Quindi, abbiamo due tipi di anoressia, l'anoressia di tipo restrittivo che è quella che vi dicevo, io sfido il pane e ti dico non ti mangio, quindi una volontà pazzesca, sono quelle che le cui foto avete viste, sono proprio quelle che poi muoiono, perché lì è una dinamica alimentare, è una dinamica, quando arrivano a pesare 28 kg è proprio il corpo che non risponde più, bisogna salvarle prima, riconoscere i segnali e salvarle prima. E poi c'è il binge eating e il pattern type che significa abbuffate, ok? Quindi significa che con la tecnica di restituzione, significa che fanno le abbuffate e poi vomitano. Quindi ci sono sia le anoressiche che non mangiano, le sante del digiuno le chiamano, e invece sono quelle che mangiano e vomitano, perché non devono comunque, il cibo non deve entrare in contatto col corpo. L'ambizione ha una santità, una purificazione che le affligge da un punto di vista psicologico, le anoressiche, le porta a dire che il cibo contamina la purezza del corpo. Quindi quando per caso cadono trappola di qualcosa, lo devono vomitare perché si sentono contaminate da una cosa sporca. Questo è paradossale come ragionamento. La bulimia, appunto, c'è quella delle abbuffate con restituzione e quella invece che abbuffate senza restituzione, significa senza vomito. Allora, vi invito a guardare rapidamente. Rifiuto di mantenere il peso corporeo entro i limiti inferiori della norma. Intensa paura di aumentare di peso, è un'ossessione. Interpretazione significativamente errata. Visione errata, anticipo, è ovvio, con una sincronicità terrificante, quasi, cioè io poi mi esalto da solo, soli Nettuno, cioè, l'identità è completamente, hanno altre aspirazioni, ce l'abbiamo, non è che tutti i soli Nettuno hanno sto problema, però guarda caso, una visione di sé, Giove che non sono molto messi bene, visione alterata di sé, quindi si guardano e non vedono la loro immagine. La vedono com'è. La menorrea, perché è ovvio che poi
che cos'è il rifiuto a crescere? Molte, dinamiche di anoressia insorgono al primo ciclo mestruale. È per loro una cosa terribile. Vuol dire che devono contestualizzare che sono cresciute. Quindi uno dei sintomi poi che conferma questo è la mancata proprio il ciclo. Cioè hanno proprio, non ce l'hanno proprio, ovviamente. No. Sono, sapete come funzionano? Intanto che date un'occhiata, sapete come funzionano? Voi le bulimiche non le vedrete mai, mai vivono nascoste, magari sono in mezzo a noi e non lo sappiamo. Loro per esempio, quando c'è la tecnica, la grande abbuffata, quando arrivano a momenti fortissimi in cui proprio stanno fuori, sono capaci di andare in 48 bar nell'arco di una mattina, in zone diverse, esempio di Roma, dove fanno 48 volte colazione. Prima di uscire dal bar, vomitano nel bar e passano ad un altro bar. Io ho conosciuto anni fa una ragazza che poi è riuscita, diciamo, a mettersi su una strada di guarigione, presa per mano al momento giusto, che lei diceva il mio tempo è mangiare. Cioè è gestire come poter mangiare tutto quello che voglio senza che nessuno se ne accorga. Questi sono i binge eating, disturbo d'alimentazione incontrollata. Questa è stata proprio così. Eh? È proprio così, vuoi ritoccarla? No, 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 anzi, le ho... Per farle stare lì. Questa sotto, questa sotto qui è morta, perché ovviamente no. Sono, e credo fosse la donna più grassa del mondo, ma arrivano appesi di 400 kg. Pensi che ci ha dovuto fare il funerale? 400 kg. Guardate, una cosa incredibile. Questo chiaramente è un disturbo che no, ecco, il disturbo del binge eating non è solo maschile, è solo femminile, ovviamente. Mi piaceva un po' romanticamente mettere una delle donne di Botero. Perché è. Guardate, questa invece è la semplice obesità. Allora, significa che non arrivano ad avere quel tipo, cioè non dobbiamo confondere i termini, ci tengo. L'obesità è sempre una persona che mangia troppo, perché non ha, a volte proprio un discorso fisiologico, non ha quella valvola del controllo, ci sono delle sindrome particolari, non mi ricordo il nome, che non hanno il controllo sulla sazietà. Quindi non c'è un problema di ordine psicologico, è proprio un problema fisiologico. Quando invece è un problema psicologico, anche qui il desiderio di cibo, l'appetito, è tutto legato da circuiti molto, molto forti da un punto di vista chiaramente di desiderio. È chiaro che dico nei temi delle obesità, dell'obesità ci stanno dei giovani plateali. Sono, che cos'è la funzione psicologica dell'obeso, non il binge eating, cioè quelli di prima? È improvvisamente una persona che magari pesa 50 kg, 60, comincia a ingrassare, a ingrassare, a ingrassare. Poi vai a vedere il suo tema, ha delle grosse problematiche di riconoscimento, di autostima, e ragiona al contrario. Invece di diventare invisibile, anche i binge eating sono così, vogliono avere peso nel mondo. Ed ecco che sti giovani che non sono ben messi in questi temi si fanno sentire così. Quando una persona, vedete queste stazze incredibili, non potete fare a meno di guardare, esattamente come l'anoressica, perché la significanza psicologica è avere peso nel mondo. Nei casi di binge eating e di grave obesità, sinceramente sul femminile è una statistica davvero inquietante, molto alta, c'è stato un abuso, uno stupro in età adolescenziale, o quindi è anche un'altra la dinamica, togliere da loro qualsiasi bellezza canonica,
perché il corpo diventa uno scudo, il corpo diventa un'armatura per difendersi dall'alto. Ma la statistica è di, cioè sinceramente, di 7 su 10 che hanno questo tipo di involucro, questa tendenza all'alimentazione incontrollata. Non si parla della cicciottella, ecco, questa ragazza qui, insomma, non è proprio. Cioè, dà una sensazione di salute, se vedete, malgrado sia obesa non poco, sì. Però dà una sensazione di. Perché qui non si parla, sì, non si parla solo di per forza di avere il problema di essere obese, si parla anche del fatto che molte donne felici e contente, gli piace mangiare, danno però un problema di tipo ormonale, fisiologico, che diciamo le porta a assimilare, e anche lì abbiamo comunque da verificare.